Cosa ci porta ad essere frustrati? Da cosa deriva la frustrazione? La frustrazione può derivare da diversi fattori, però stasera adesso ti spiegherò uno dei più comuni. La frustrazione proviene dal fatto che io penso di essere una persona che merita di più e di fatto però non faccio nulla per ottenerlo, quindi ho obiettivi importanti, alti, o desideri, chiamiamoli così, però le mie azioni non rispecchiano, non vanno in quella direzione, vanno in una direzione opposta. Ti faccio un esempio. Voglio slegare il mio tempo dal guadagno, quindi voglio raggiungere la libertà finanziaria e compro i corsi, diventa ricco comodamente da casa. Voglio farmi una famiglia, creare una relazione seria con tutti i presupposti per il matrimonio, famiglia, eccetera, e poi ci provo con tutte o con tutti. Quindi non sono allineate, che cosa? I miei obiettivi, i miei pensieri con le mie azioni, nel pratico. Voglio mettermi in forma e poi, ma sì, inizierò da lunedì, ma va bene anche da lunedì, capite? Quindi penso in un modo e agisco in un altro, questo ti genera frustrazione. E allora, se non partiamo dal presupposto che dobbiamo definire chi siamo, cosa vogliamo, quale piano di azione vogliamo intraprendere per raggiungere quegli obiettivi, quali azioni faremo, se non allineiamo queste cose, allora frustrazione. Quindi vuoi iniziare un percorso che ti accompagna, che ti allena a essere consistente, efficace, a scoprire i tuoi obiettivi, a trovarli, a avere le migliori strategie, a sviluppare e ad allenare le competenze, le capacità dell'intelligenza emotiva per avere per sviluppare la tua personalità vincente? Clicca sul link, accedi alle risorse gratuite, iscriviti ai nostri corsi e inizia a lavorare. Allora clicca sul link e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!